del quartiere San Giovanni. Roberto ha 51 anni, volontario Caritas dai tempi dell'università. E in Caritas è rimasto come dentista. Sì, è lui il direttore sanitario dell'ambulatorio odontoiatrico dove coloro che non hanno la possibilità di curarsi possono essere assistiti. Lui, la voglia di donare agli altri, l'ha sempre avuta. Sono in Caritas da parecchio tempo, perché ho iniziato, ecco, la mia esperienza di volontariato proprio come odontoiatra. All'epoca ero laureando in odontoiatria e intorno all'anno, negli anni 86-87. E allora c'era questo primo piccolo ambulatorio alla stazione Termini, ospiti del Sacro Cuore di Gesù. E poi via via ci siamo trasferiti, grazie a Dio, in ambulatori, in location sempre, sempre migliori. E attualmente siamo qui all'interno della cittadella della solidarietà. È arrivato nel mondo del volontariato quando era ancora tirocinante. È stata una esperienza folgorante e soprattutto per l'amore, diciamo, che mi veniva trasmesso da miei colleghi che già stavano lì da qualche tempo, qualche mese o un paio d'anni massimo. E vedevo in loro una gioia che ho subito rubato e mi ha dato la forza per lavorare come volontario fino ad oggi. Questa quindi è un'esperienza che è un po' cresciuta insieme a lei? Sì, assolutamente. Qualcuno una volta mi chiese: ma volontario ci si nasce o ci si diventa? Tutte e due. Non si può scoprire di avere un animo da volontario, da buon samaritano. Qui ci sono circa 30 dentisti che offrono il proprio tempo a coloro che la crisi ha reso ancora più fragili. Oltre agli italiani, sempre in aumento, ci sono anche le vittime di torture che arrivano dall'estero, ferite sul corpo e nell'animo che a volte è difficile curare. Tante storie sono passate su questa poltrona, una gli è rimasta nel cuore. Un paziente italiano di origine campana, che ancora è il nostro paziente, chiaramente nel tempo è invecchiato, già era anzianotto, adesso lo è ancora di più ed è, come si dice a Roma, acciaccato. E purtroppo, ecco, per più di 20 anni è rimasto e continua a essere nostro paziente, perché la sua vita non è cambiata per niente, vive una situazione grossa di disagio. E mi ha colpito una sua frase: avevamo delle difficoltà insieme, perché era una persona un po' aggressiva inizialmente, eccetera, eccetera, ma era sempre un'aggressività che portava ad una gran perdita di tempo, cioè alla fine io mi trovavo a non poter curare i pazienti successivi perché lui era affamato di attenzioni. E quando poi un giorno decisi a porta chiusa di dirgli che non poteva andare avanti così questo nostro rapporto terapeutico, il paziente mi disse: dottore, io purtroppo uscito di qua non parlo più con nessuno.